Nell'età dell'alba di Westeros, prima dell'arrivo dell'uomo, e i castelli e le città sorgessero, c'erano solo i figli della foresta. Si sa poco di loro, corre voce che fossero piccoli, scuri e attraenti. Anche da adulti non erano più alti di un bambino. Stavano nella profondità delle foreste, in villaggi nascosti, rifugi e caverne. I loro archi erano di legno di albero diga, i loro dardi di ossidiana. I più saggi di loro venivano chiamati oltrevedenti, e nelle loro vene scorreva una potente magia. Veneravano gli dei della foresta, del fiume e della roccia, senza nome e senza volto. Secondo la leggenda, furono loro a scolpire i volti sui bianchi maestosi alberi diga. I loro occhi, intagliati nel profondo, erano rossi di linfa e sempre attenti. 12.000 anni fa, i primi uomini giunsero dal continente orientale, attraversando quella striscia di terra chiamata il Braccio di Dorne. In sella ai loro grandi destrieri, e con armi di bronzo nel pugno, abbatterono le foreste e gli alberi diga. Una terribile guerra divampò tra i figli della foresta e i primi uomini, durò centinaia di anni, e quando finalmente le due razze vollero porre fine agli orrori e ai massacri, si incontrarono su una piccola isola, al centro di un grande lago, chiamata l'Occhio degli Dei. Lì è dove strinsero il patto. Ai primi uomini il dominio su coste, montagne, grandi pianure e paludi. Ma i boschi sarebbero appartenuti per sempre ai figli delle foreste e nessun albero diga poteva essere abbattuto dall'uomo. Per consacrare il patto, i figli della foresta intagliarono un volto su ogni albero diga dell'isola, che diventò famosa come l'Isola dei Volti. Niente però fermò l'avanzata degli Andali. Una razza di alti guerrieri dai capelli chiari. Attaccarono con il fuoco e con l'acciaio, massacrarono ogni figlio della foresta che trovarono. Bruciarono i loro alberi diga, cancellarono i volti degli antichi dei e diffusero il proprio credo in ogni regione. Un secolo dopo l'altro, gli Andali conquistarono tutti i territori del Westeros, tranne uno, il Nord. I re dell'inverno respinsero l'invasione. I discendenti dei primi uomini sono ancora là e tuttora venerano gli antichi dei. Per quanto riguarda i figli della foresta, i sopravvissuti, così si dice, scapparono nel lontano nord e mai più furono visti. C'è chi pensa che siano morti e chi crede non siano mai esistiti. Il loro ricordo sopravvive solo in canzoni e leggende e nei volti degli alberi diga.